Fratelli carissimi, oggi celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena, la prima apostola, apostola degli apostoli, una donna che ha conosciuto la misericordia di Dio in maniera speciale, la misericordia che ha il potere di cambiare la vita delle persone, completamente. Misericordia che è legata, sapete, alle viscere materne, in ebraico rachamim, misericordia, hanno stessa radice e non può essere diversamente. E oggi appare questa donna davanti a noi, Maria Maddalena, che anch'essa è immagine della Chiesa, immagine di ciascuno di noi, perché proprio una donna dalla quale, dice il Vangelo, sono stati scacciati 7 demoni, la pienezza dei demoni. Questa donna ha conosciuto la liberazione, la libertà, l'esorcismo che le ha riconsegnato dignità, bellezza e libertà. Una donna che ha conosciuto il perdono di nostro Signore Gesù Cristo, il perdono che innesca sempre l'amore. La prima lettura della messa di oggi è tratta dal Cantico dei Cantici. Una voce, il mio diletto, sul letto, lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città, avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco l'avevo oltrepassata quando trovai l'amore dell'anima mia. E la seconda lettura alternativa di San Paolo, l'amore di Cristo ci spinge, fratelli, e ci possiede, e ci sospinge, perché sappiamo che uno è morto per tutti, e tutti dunque sono morti. Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Così noi non guardiamo più e non abbiamo più relazioni nella carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo nella carne, ora non lo conosciamo più così, perché se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutta questa parola si è compiuta in Maria Maddalena, che ha conosciuto, attenzione, Gesù nella carne, la sua carne sofferente, nella sua carne indemoniata, e ha conosciuto il potere di Gesù, ha conosciuto l'amore di Gesù, come molti di noi. E ora si trova di fronte a un sepolcro vuoto. La pietra rovesciata, il sepolcro è vuoto, cioè c'è un fatto, c'è un dato di fatto, Cristo non è lì, per questo vaga smarrita, tu ed io abbiamo conosciuto Cristo, abbiamo sperimentato l'esorcismo di Cristo, abbiamo sperimentato un pochino la bellezza della libertà, l'amore, un pochino come Maria Maddalena, però vedete la prima lettura, quell'altra di San Paolo, il Vangelo, ci parlano di una purificazione. Perché l'amore sorge da questa purificazione, l'amore sorge da una notte oscura, l'amore vero sorge dal dolore. Non può esserci amore a Cristo se prima non cadono come foglie secche, non vengono recise, non dimostrano i loro limiti, la loro friabilità, la loro incapacità di saziare, di colmare, di dare senso all'esistenza. Tutte le altre affezioni, tutto ciò a cui noi diamo il nostro cuore, diamo la nostra mente, diamo il nostro tempo. È necessario arrivare davanti a una tomba vuota e non sapere dove hanno parlato il Signore. Maria aveva sperimentato un potere oltre la carne, nella liberazione, nel cambio radicale della sua vita. Per questo ha seguito Cristo, no? Dice il Vangelo, dando tutti i suoi beni. Aveva conosciuto la misericordia. Eppure, davanti alla tomba, niente. La risurrezione, il fatto della risurrezione era come scomparso dalla sua mente. Gesù l'aveva annunciato. Ma che cosa era successo? Non aveva avuto un'esperienza come una caparra di questa risurrezione? Certo, l'amore l'aveva spinto lì. E questo è un fatto molto importante, perché quell'amore che era ancora nascosto, celato, dietro un'affezione carnale, tanto che poi la sequenza dei verbi, vedere in greco in questo Vangelo, è magnifica, perché dimostra il crescere della visione di Maria, fino a che vede con occhi chiari, limpidi, una cosa che è assolutamente incontrovertibile. Maria deve fare questo cammino. Tu, io, tuo figlio, che sta cercando il Signore e non lo trova, che cerca l'amato del suo cuore e non lo trova, per questo soffre, per questo si droga, perché sta cercando l'amato del suo cuore, per questo pecchiamo. Certamente c'è il demonio che ci svia, ci occulta la via che conduce a Cristo e ci porta su una via di distruzione, la via ampia. Certamente ci mettiamo del nostro con la nostra libertà e con l'accettare di peccare, di fare del male. È tutto vero, ma nel profondo, 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 profondo di noi stessi c'è il dolore per aver perso l'amato del nostro cuore, per aver perso la nostra metà, per aver perso la nostra vita, la luce dei nostri occhi, il senso di ogni nostro istante, il senso del nostro fare, il nostro dire,
morire, del nostro unirci alla nostra moglie, del nostro innamorarci, l'abbiamo perso. Per questo poi usciamo come pazzi nella droga o nell'alcol, alienazioni di tutti i tipi. Per questo molte volte siamo ipersuscettibili, nevrotici, rispondiamo male, non stiamo bene con le persone. Tutto quello che noi stiamo vivendo, tutto quello che sta vivendo tuo figlio, quello che sta vivendo la persona che sta accanto a te, è perché sta davanti a questa tomba, la vede vuota e vede lì distrutte tutte le sue speranze, vede lì distrutto tutto quello che pensava potesse essere buono per la sua vita. Ma questa tomba vuota è il passaggio fondamentale per te, per me, come lo è stato per Maria, per non conoscere più Cristo secondo la carne, per andare oltre la carne. Se non c'è questa tomba vuota davanti e il dolore profondo per aver visto crollare tutte le speranze, i macelli che combina tuo figlio, tua figlia, i tuoi macelli sono le lacrime di Maria Maddalena. Quelle lacrime, di fondo ha cercato a tentoni Cristo. Quest'estate, leggetevi con calma le confessioni di Sant'Agostino, sono meravigliose. Cercavo nelle creature la bellezza del Creatore e rimanevo intrappolato lì, dice. Lo stesso di Maria Maddalena, tuo figlio, tu, cerchiamo nella carne, cerchiamo nelle cose, quel di più che ha creato la carne, ma noi rimaniamo intrappolati lì, sedotti dal demonio, sedotti da un piacere limitato, minimo. In questa situazione, che è la notte oscura dei santi, di Santa Teresa d'Avila, di Santa Teresina di Lisieux, la notte oscura di Madre Teresa di Calcutta, di San Giovanni della Croce, come quella che forse stai vivendo tu, la tua crisi, che non capisci più niente, che sei secca, che non hai più lacrime, tuo marito ti ha lasciato, tuo figlio è morto, non hai lavoro, non lo so, una notte oscura dove non senti nulla, dove non vedi nulla, dove solo c'è una tomba vuota, lì Maria, Maria, Maria. Questo nome che risponde a quelle lacrime. Perché piangi? Perché hanno portato via il mio Signore. Perché piange tuo figlio? Perché piange tuo nipote? Perché piange quel collega di lavoro? Perché piange la gioventù? Perché? Perché hanno portato via il suo Signore. Non è vedova. Non ha più l'oggetto da amare. Diceva Carmen, in una catechesi bellissima che ha fatto a Loreto nel 2007, nessuna donna si può sposare con un marito concreto se prima non ha conosciuto Cristo, almeno un pochino, e non ha avuto questa esperienza. Se il suo sposo non è Cristo, così un prete non può diventare prete se il suo sposo non è Cristo, così qualsiasi vocazione passa per questa esperienza di Maria Maddalena, davanti alla tomba. Scoprire che le tue lacrime erano perché hai perduto il senso della vita e hai smesso di credere alla risurrezione, o ci hai creduto a livello superficiale, ma no, Maria, Maria, solo uno può chiamarti così, solo quello che conosce tutto di te, in quel timbro di voce, in quel suono c'era un sapore, c'era un profumo, c'era la sua stessa vita, Maria, proprio dentro quel Maria c'era tutta la sua storia, tutte le sue sofferenze, c'erano quelle lacrime di quel momento in cui si raggrumavano, tutte le lacrime di tutta la sua vita, tutti i suoi fallimenti, tutti i suoi peccati, tutto quello che è stato. In quel Maria c'era l'amore di Cristo, dentro Maria, Maria detta da quella voce, vuol dire che gli usciva dal cuore, gli usciva dalle viscere di misericordia. Soltanto Cristo può chiamarti così, perché soltanto da Cristo esce quella voce e quindi può uscire il nome detto in quel modo. Si è chiamato per nome, ti conosce, conosce tutto di te. Hai sentito questa voce? L'hai sentita davanti alla tomba vuota? Allora la tua vita cambia. Allora sei una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, sei una creazione nuova, perché quel Maria è come dire, la luce fu, e fu la luce, Maria, e Maria fu, una nuova creazione, che già non trattiene più, anche se vorrebbe trattenere, ma no, non li metangere, cioè non c'è più una relazione carnale, c'è qualcosa di più, è già un anticipo di cielo, allora già si può vivere il matrimonio come un anticipo di cielo, senza esigere dall'altro, senza circuirlo, già puoi vivere con i tuoi figli una vita libera, 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 puoi vivere libero con i tuoi genitori, puoi vivere libero sul posto di lavoro, puoi vivere libero come angeli del cielo, ogni situazione, anche la malattia, che ti fa male nella carne, ma non ti tocca lo spirito, te lo prova certamente, ma tu sei già celeste, sei una creazione nuova. Anche se abbiamo conosciuto Cristo, secondo la carne, non lo conosciamo più così, perché il suo amore ci spinge al pensiero che, essendo lui morto, siamo tutti morti, siamo tutti entrati in quella tomba, ma siamo tutti risuscitati. Quella tomba vuota è la tua vita palancata sull'Eterno, questa notte di Pasqua che ci prende, ci porta, come ha portato Maria, come porta ciascuno di noi, dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla libertà dei figli di Dio, di poter amare in un altro modo, è sconosciuto. Amare oltre i limiti dell'altro e oltre i limiti tuoi, perché dentro di te c'è Cristo, quel Maria ti abbraccia, ti accoglie, si fa una sola cosa con te, quel Maria è la profezia su ciascuno di noi che esce dalle viscere misericordiose di Cristo, che sono le viscere misericordiose della Chiesa, dove con i sacramenti e la parola siamo rigenerati a una vita nuova, perché chi è nato con Cristo non vive più per se stesso, ma per Lui, che è morto e risorto per loro, vivere per Cristo. Vivere per Cristo il matrimonio, vivere per Cristo la relazione con i figli, vivere per Cristo la missione, vivere per Cristo la vecchiaia, vivere per Cristo la malattia, vivere per Cristo il lavoro, vivere per Cristo tutto.
A questo siamo chiamati. Ma chiamati vocati con questo nome? Maria, Giuseppe, Antonello. Questo significa chiamati. Vuoi sapere qual è la tua chiamata? Ascolta questo Vangelo. Quando avrai dubbi sulla tua chiamata, ascolta, scruta, leggi questo Vangelo. Perché è questa la chiamata. Quella che viene dalle viscere di misericordia di Dio, che sono le viscere di misericordia della Chiesa. L'unica che dire il tuo nome in quel modo. Che non puoi confonderlo con nessun altro, neanche con la persona che ami di più o che ti ama di più. Perché nessuno può entrare dove tu sei veramente e unirsi così con te da trasformarti in Lui. Da trasfigurare la tua vita. Da strapparti dalla sporcizia, dal peccato, dalla corruzione e trasformarti in libertà, amore, pazienza, mitezza, dolcezza, amata nell'amato trasformata, come cantava San Giovanni della Croce.